nel 1260 si avviano verso i territori mongoli due mercanti veneziani, i fratelli Matteo e Niccolò. I due fratelli erano partiti dalla Crimea, dove si erano recati per vendere dei gioielli. Ci mettono 6 anni di viaggio a causa delle peripezie ad arrivare alla corte di Kublai. L'imperatore mongolo si dimostrò molto interessato al cristianesimo, chiese a Ippolo di consegnare una lettera al papa dove chiedeva di inviargli 100 uomini per diffondere il cristianesimo nel suo popolo. Desiderava inoltre dell'olio che ardeva nella chiesa del Santo Sepolcro a Gerusalemme. Nel 1269 ritornano a Venezia. Nel 1271 Niccolò e Matteo decidono di ripartire e di portare con loro anche Marco. Nel viaggio fecero tappa in Terra Santa dove presero l'olio, ma riguardo agli uomini savi si aggiunsero due frati che alla prima occasione abbandonarono la spedizione. Per non camminare tutto il tragitto si recarono a sud-est, in India dove cercano un passaggio in barca, ma quando vedono le imbarcazioni tenute insieme da delle corde invece che dai chiodi di ferro ritenendo le imbarcazioni inaffidabili tornano sulla via della seta, quindi tornano indietro e allungano la strada di 1300 km. La via della seta è composta da pianure desolate, altopiani desertici e innevati che costringe Ippolo a sbalzi di temperature da più 40 a meno 20. Ippolo erano nel Medioevo e quando vennero messi alla prova da 7 giorni da una tempesta di sabbia pensarono che fosse opera dei predoni. Dopo lunghi anni di viaggio Ippolo arrivano in Cina. Quando arrivano vedono uomini che camminano sulle fiamme, centri buddisti e le città con 1,5 milioni di abitanti e una lana ignifuga salamandria oggi chiamata amianto. Il Gran Khan giunto a sapere dell'arrivo di Ippolo li mandò una scorta incontro. Arrivati a Shanghai Kublai li riceve con una festa e vuole sapere come era andato il viaggio. Il Gran Khan era sorpreso dal ritorno di Ippolo, un po' rammaricato per la mancanza dei saggi ma contento per l'olio. Marco Polo divenne l'uomo di fiducia del Gran Khan per 17 anni e venne addirittura nominato governatore di una regione. Ippolo mancavano da Venezia da più di 20 anni. Ippolo avrebbero voluto tornare molto prima in patria ma il Gran Khan non riusciva a separarsi da loro. Iniziavano il viaggio con le navi cinesi che portavano una regina in Persia. La traversata fu disastrosa, per compiere 10.000 km ci impiegarono 2 anni. Stettero fermi 5 mesi in un porto in India aspettando un vento favorevole. Alla fine del viaggio si contano solo 18 sopravvissuti. Arrivati in Persia proseguirono a piedi il viaggio di ritorno. Arrivati a Trebisonda furono costretti a pagare un altissimo dazio al signore locale, quindi persero molto del guadagnato nel territorio asiatico. Nel 1295 rientrano a Venezia. Marco partecipa alla guerra di Venezia contro Genova dove viene catturato e messo in cella dove è detta a Rustichello da Pisa, il Milione. La famiglia Polo si chiamava Emiliano, e per assonanza Marco decise di chiamare la sua composizione il Milione. In essa cita molti prodotti non conosciuti in Europa come il petrolio, i tessuti turchi, spezie e farmaci. È il primo testo geografico moderno, per questo ha avuto uno straordinario successo.